Fatta e a tutti ciurma, benvenuti da Giochini in questo nuovissimo episodio su The Sims. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 15 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua ritornati dai nostri carissimi Giocherino e Rodrigo, che la volta scorsa hanno fatto fichi fichi per la prima volta. Quindi probabilmente ci stiamo avviando verso un probabile matrimonio. Però direi che la primissima cosa da fare quest'oggi è far fare una bella docciazza a Giocherino, perché puzza allegramente di piedi, mentre Rodrigo ho visto che tornerà al lavoro fra 2 giorni, per cui dopo averlo fatto mangiare proverò di nuovo a fargli scrivere una canzone. Ragazzi, io non so se ci riuscirò mai a fargliene finire almeno una. Ci ricordiamo poi che Giocherina, ragazzi, la volta scorsa aveva raggiunto i 10.000 followers, cioè un successo pazzesco, va bene? Allucinante, cioè una cosa in banco nella vita reale, cioè proprio te la scordi totalmente. Allora Giocherina, dopo che non so cosa tu stia facendo, che ovviamente sta ripulendo i piatti per la sua mania di pulire, 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 direi di aggiornare lo stato. What the fuck? Che è successo? Oh, completa 100 capricci fra tutti i sim. Oh mio Dio, fantastico, va bene. Dopodiché, Giocherina, stavo dicendo, condividerai un'immagine e... Dopodiché, allora aspetta, ok, abbiamo preso 20 nuovi followers, ne abbiamo 13.547, cioè una cosa pazzesca, va bene? Che immagine noiosa, che gioia. Dopodiché, ragazzi, la farò streamare, perché quella è proprio la chiave del successo. Rodrigo lo farò suonare fino a quando non casca a terra per il sonno, ve lo giuro. Però prima o poi dovremmo andarcene da sto mezzo tugurio. È vero, per carità, sta casa rimarrà sempre nel nostro cuore, perché qui abbiamo iniziato tutto, ma cioè dovremo trasferirci in una casa tipo un po' lussuosa uno di sti giorni. Raggiunto il livello 6 di videogioco. Ora Giocherina può partecipare a un torneo di videogiochi professionale. Stiamo diventando delle gamer professioniste. Brava Giocherina, sono fiera di te. Vediamo quanti followers abbiamo preso quest'oggi con questo streaming. 0 followers. Ne ha 16.947. Ma se fino a poco fa ne avevamo tipo 13.000. Ma che dici? Questo ripiano è lurido, sporco. Giocherina, com'è che non te ne sei accorta? Dopo puliscilo con vigore. Eccola là, eccola là in azione. Guardate come pulisce con la sua spugnetta antisporca. Porco, vai Giocherina. Niente, Rodrigo ha abbandonato la canzone ovviamente per andare in bagno, ragazzi, perché temeva ovviamente di farsela addosso. Dovrai tornare a scrivere la tua canzone, va bene? Che schifo, ma cosa ci hai lasciato dentro quel cesso? Penso io, correggetemi se sbaglio, che magari più aumenta il livello della propria bravura con lo strumento, maggiore è la velocità con cui scrive le canzoni. Potrebbe essere, per questo che sto aspettando assolutamente che salga di livello. Dai Rodrigo, che ci sei quasi, dai amore, forza e coraggio, aumenta sto livello, che cavolo. Oh, ecco fatto. Ora Rodrigo può suonare canzoni jazz e concedere su licenza quelle che ha scritto tramite la sua cassetta postale. Certo, se riuscirà mai a scriverne una. Poverino raga, forse l'ho stressato un po' troppo, diciamoci la verità. E vai, su giù, su giù, su giù. Forza, un due, un due, un due. Guarda com'è fiera, popo fiera, così a testa alta. Vai Giocherina, vai. Ecco qua Gesù, Giuseppe e Maria. Non farà in tempo a ripararlo. Vai, vai, niente. Pensavo di fargli fare la piscia prima di andarsene. Non ho fatto in tempo. Vediamo se lo stream ci ha portato qualche altro followers. 1200. Oh, minchia, andiamo come treni, ragazzi. Ha raggiunto pure il livello 6 di cucina. Ammazza, ma oggi sono una cosa pazzesca, sti qua. Dopo direi che voglio farla uscire un po', raga. Che dite, la facciamo tornare in palestra? Ma sì, direi di sì. Dai, così la facciamo socializza un po' anche magari con qualcuno. Eccoci qua. Mizzica, non c'è un'anima a quest'ora. Pensavo di farla socializzare con qualcuno, invece mi sono ritrovata altamente fregata. Eccolo! È lui! Il nostro eroe! Il nostro istruttore! Mi sa che farà un po' d'amicizia con te, va bene? Quanz, quanz! Quanz, quanz! Jump a door? Jump a door? Ok, raggiunto il livello 3 di forma fisica anche. Ehi, forza Giocherina, forza, dacci dentro, dai, dai. Oh,
Attenzione, dobbiamo selezionare un ramo per Rodrigo. Allora, c'è quello comico per fare il barzellettiere. La vita dei comici professionisti non è sempre divertente, quindi esercitati nelle imitazioni e prepara le tue migliori barzellette tropicali. I premi includono la capacità di provare materiale davanti agli amici. Si lavora dalle 14 alle 20, il lunedì, il giovedì, il venerdì e la domenica, e si prendono 67 simoleon all'ora. Mentre per fare il musicista, il dono della musica deve essere condiviso, sfiori i tasti e pizzica le corde mentre i tuoi ammiratori adoranti si innamorano di ogni melodia. I premi includono la capacità di raggiungere l'ispirazione attraverso la propria musica. Si lavora dalle 14 alle 20, il lunedì, il giovedì, il venerdì e la domenica e si prendono 67 simoleon all'ora, quindi gli orari, i giorni di lavoro e la paga sono esattamente identici e sono molto molto indecisa, ragazzi, perché a Rodrigo piacerebbe fare entrambe le cose. Mi sa che sceglierò il ramo comico, raga. Ok, deciso. Vai. Ecco fatto. Oh, madonna. Promosso a barzellettiere, perfetto. Rodrigo è stato promosso a barzellettiere. Guadagnerà 13 simoleon in più all'ora. Ha anche ricevuto il seguente bonus. Bla bla bla. Il tuo prossimo turno è domenica alle 14. Va bene, raga. Sì, giocherina, stai puzzando terribilmente di piedi. Direi che è arrivato il momento di tornare a casa a vedere se possiamo fare qualcosa insieme a Rodrigo, magari. Scrivi, infatti adesso vedete che l'incarico del giorno non riguarda più la musica. Però dobbiamo alzare assolutamente il nostro livello di comicità, per cui direi di provare assolutamente cose comiche. Ok, siamo fortunati perché è già vicino al livello 5, eh? Ok ragazzi, eccoci qua. Ora Rodrigo può provare un numero comico al microfono o allo specchio. Può anche usare il computer per definire il numero comico che ha già eseguito. Questa cosa è assolutamente importante. Scrivi, esegui i numeri comici. Ok, immagino che adesso potremmo farlo col microfono. No, esegui un numero comico. I numeri comici devono essere scritti al computer prima di poterli eseguire. Ok, questo è fondamentale per noi. Per cui numero comico, crea un numero comico breve. Vai Rodri, vai amore, vai. Lui è libero il martedì e il mercoledì e lei il martedì. Per cui sì, combacia un giorno di riposo, meno male. Rodrigo ha appena finito di scrivere il numero comico, la fossa del giudizio. Direi che potremmo provarlo. Cosa hai intenzione di fare? Ballo. Ma perché? Esegui un numero comico, la fossa del giudizio, vai. Spero abbia successo, ragazzi. Oddio, si è rotta pure la doccia. Ma sta casa che ha? Minchia, è una disperazione. Si rompe qualsiasi cosa. Minchia, ragazzi, sto per raggiungere pure un nuovo livello. Oh, livello 3 di manualità. Ma oggi è una... cioè, è un... oh, oggi è un'evoluzione continua. Chi è questa? Oh, e poi... chi te conosce? Non t'ho mai visto in vita mia. Non vedi che sto lavorando? Scusa, ma mi devo concentrare. Opa, attenzione, promossa a che cosa? Fermi tutti. Produttrice di contenuti di nicchia. Giocherina è stata promossa produttrice di contenuti di nicchia. Guadagnerà 41 simoleon in più all'ora per un totale di 97. Ha anche ricevuto il seguente bonus: 198 simoleon, lancia un meme divertente e trasmetti lo stato. Il suo prossimo turno è lunedì alle 10. Fantastico, raga. È meraviglioso, ma oggi è il giorno delle promozioni. Che gioia immensa. Che c'è? Sei triste? Piangi a fiumi? Ma perché? Sei stata promossa, dovresti essere felice. Voglio proprio vedere come si piange a fiumi nel letto. Lo voglio vedere. Oh merda, miseria, si è rotto anche il frigo! Ma non è possibile tutto ciò! Rodrigo, che stai facendo? Ripara piuttosto. Spero che non si prenda la scossa. Che sta succedendo? Acquisita l'abilità di alta cucina, addirittura. Oh Gesù, Giuseppe e Maria. Fa addirittura il flambé, sì, però non far esplodere la casa, grazie. Il festival dell'idillio è in città. Wow. Bevite Sakura, la proposta perfetta. No, è il posto ideale per suggellare l'amore. Ci andiamo. Facciamo sta pazzia, li facciamo sposare. Li facciamo sposare. È arrivato il momento, ragazzi, di far raggiungere questa relazione un livello superiore. Dichiarati sull'onda. Aspetta, lancia petali. Dobbiamo farla diventare. Ok, sono entrambi felici. Dichiarati sull'onda della passione, oddio. Vediamo. Vediamo. Oh. Che cosa meravigliosa. Oh.
ma possiamo farli sposare davvero qua? Voglio vedere, come faccio? Sarebbe bellissimo, ragazzi, se si sposassero qua. Guardate che meraviglia. Professa amore eterno. Basta! Oh, guardate come sono sbaciucchia lei, mica se lo fa scappare. Ok, ragazzi, è arrivato il momento di scegliere professa amore eterno. Sanse Steve. Oh, era questo, professa amore eterno, davvero? C'è un modo davvero per farli sposare? Non c'è? Io pensavo di farli sposare. Niente, raga, sto festival è bellissimo, è una cosa meravigliosa, per l'amore del cielo. Ma io pensavo potessimo fare il grande passo e invece sono rimasta totalmente delusa. Rodrigo dovrebbe raggiungere il nuovo livello di comicità, effettivamente, quindi direi di farlo esercitare. Non particolarmente divertente, niente, Giocherina ha provato a lanciare un meme divertente, ma è andata proprio come il culo. Minchia, il nuovo obiettivo è quello di ottenere 100.000 followers, questo sì che è una cosa allucinante. Gioco, ma cos'hai oggi? Cos'hai? Dopo essersi adoperata per aumentare la propria visibilità su social network, Giocherina ha guadagnato 9.000 followers. Stato, ragazzi, gli ho detto di trasmettere lo stato. Minchia, ma è una cosa pazzesca questa. Eccola là. Eccola là con lo spruzzino, subito pronta. No, si è rotto il PC pure. Ma questa è una maledizione. Niente, per un pelino non gli farò raggiungere il nuovo livello di comicità. Ragazzi, deve quasi andare al lavoro. Questa non so cosa stia facendo davanti alla porta di casa mia così senza far niente. Ok, li ho fatto streamare di nuovo, ragazzi. Abbiamo preso 1200 followers, che sono sempre tantissimi. Riggio ha aggiunto il livello 2 di malizia. Oggi, ragazzi, veramente abbiamo fatto salire un sacco di abilità. Il mondo deve sapere, Giocherina adora i burri. Giocherina ha guadagnato 8.000 followers. Minchia, trasmettere uno stato è una cosa potentissima. Ok, oggi Rodrigo ha portato a casa 402 simoleon. Perfetto. Rodrigo ha tenuto un giorno di vacanza. Sei contento, amore? Che è successo? Rilassati in una sauna, magari. Stress per il lavoro, povero amore. Oh, guarda lei come è andata a salutarlo. Siete così teneri. Direi che per scaricare la tensione potremmo provare a fare fighi fighi. Oh oh oh. Niente, è ancora più teso di prima. Ok, ragazzi, abbiamo raggiunto il livello 6 di comicità. Ora Rodrigo può creare numeri comici medi al computer ed eseguirli al microfono. È anche più probabile che non venga influenzato da un disturbatore fastidioso. Perfetto. Vabbè, ragazzi, allora, so che oggi non è successo un granché, però comunque è stato un episodio importante perché appunto siamo riusciti a far salire di livello i nostri sim in parecchie cose. E inoltre Giocherina e Rodrigo sono stati promossi, cioè sono successe di cose. Volevo chiedervi come posso fare per fargli fare la proposta di matrimonio, per cui vi prego di dirmelo in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, un dosh a tutti, ragazzi, ciao. Vi ricordo, ragazzi, che trovate in descrizione tutti i link dei miei social, il link per fare delle donazioni e il sito digital24.it dove potete avere il 5% di sconto sugli acquisti grazie al mio codice.